Oggi parliamo di prezzi e di valore, che sono due concetti estremamente diversi, anche se sono in correlazione tra loro, e le persone purtroppo, soprattutto gli imprenditori, confondono. Confondono e questo gli crea veramente dei problemi molto importanti. E per parlarti di questo, prendo in prestito una frase che è utilizzata da Warren Buffett, che a sua volta ha preso in prestito da un suo mentore, Benjamin Graham, un economista, imprenditore e insegnante americano. Ed è questa: il prezzo è ciò che paghi, il valore è ciò che ottieni. Ora, è una frase oggettivamente semplice, però questo racconta una verità molto molto accentuata e importante, ovvero il prezzo e il valore sono due cose distinte anche se sono correlate tra loro. Lo stesso prodotto che tu magari non saresti disposto a pagarlo 10 euro perché per te non ha valore, un'altra persona sarebbe disposta a pagarne 1000. È per questo che le persone magari fanno la fila fuori la notte dormendo nei sacchiapelli all'uscita di un nuovo iPhone, e altre persone che non lo comprerebbero neanche se glielo regalano, ad esempio. Perché? Perché per chi dorme fuori la notte, l'iPhone, avere il nuovo modello appena esce, ha un valore esagerato, ha un valore altissimo. E questo cosa comporta? Solitamente che molte persone sono discordanti sul prezzo, e la frase che sentirai probabilmente più spesso è qualcosa del tipo: costa troppo per il valore che ha. Proprio per questo, perché per una persona il costo è maggiore del valore, ma il valore è soggettivo. Ti faccio questo esempio che rispecchia chiaramente questo concetto. Immagina una ragazza che è un po' sovrappeso, leggermente, ma tra 4 mesi si deve sposare, vuole mettere il vestito da sposa per fare le foto, ovviamente, che ricorderà poi per tutta la vita, e vuole perdere quei maledetti 4-5 kg, quindi neanche una cifra esagerata. Ora, qual è il valore che lei attribuisce alla perdita di quei 4-5 kg in 4 mesi, rispetto magari a un'altra persona che è 20 kg sovrappeso ma non è interessata a perdere peso? La ragazza sarà disposta a spendere probabilmente una cifra altissima, perché per lei perdere peso ha molto valore. Quindi fare un abbonamento in palestra, magari da 1000 euro al mese, non gli sembra una cifra così folle. Per una persona che è sì sovrappeso ma non gli interessa perdere peso, gli sembrerà una cifra completamente fuori da ogni logica. E come puoi sfruttare questa informazione nella tua attività? Semplicemente devi pensare proprio così, che il valore che tu dai non ha niente a che vedere col prezzo. O meglio, le persone che acquistano mettono il prezzo al valore su due pesi differenti, su una bilancia differente, proprio completamente diversa. Se una persona guadagna 10.000 euro al mese, spendere 200 euro per il tuo prodotto gli sembrerà una sciocchezza. Per una persona disoccupata, comprare il tuo prodotto da 200 euro gli sembrerà la spesa più inutile del mondo. E quindi, e questo ti fa capire come il prezzo di fatto è oggettivo, perché il prezzo è 200 euro, ma la percezione del prezzo cambia primo rispetto alla disponibilità di una persona, perché per una persona 200 euro può essere molto, per una persona può essere niente. E allo stesso modo il valore che la persona ne ottiene. E quindi devi mettere sulla bilancia questi due valori, questi due valori, se non è un gioco di parole, questi due elementi. Quindi primo il valore che la persona otterrà grazie al tuo prodotto, e può essere più o meno forte in base alla persona. Quindi uno che vuole dimagrire a tutti i costi avrà un valore altissimo, uno che è sovrappeso tantissimo ma non gli interessa perdere peso, il valore che darà alla dieta sarà davvero minuscolo. Stessa cosa per il prezzo: per altri 200 euro sarà oggettivamente poco, per altri 200 euro sarà tantissimo. Per cui quando decidi di scegliere il prezzo del tuo prodotto, quando devi mettere qualcosa in vendita, tieni bene a mente questo concetto. Primo, a chi ti stai rivolgendo? La persona che dovrebbe comprare il tuo prodotto, che valore dà a quello che vendi? Prima cosa molto importante. Seconda cosa, il prezzo che decidi di utilizzare per la persona, per il tuo cliente ideale, per la persona che dovrebbe comprare il tuo prodotto, com'è? Come viene percepito? È molto o è poco? E anche qui ovviamente dipende dal tipo di pubblico che hai. Per cui prestaci attenzione e non confondere mai il prezzo con il valore, perché sono due cose completamente distinte. Con questo è tutto, se trovato utile questa pillola, clicca mi piace e condividi. Io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, c'è un detto che mi piace tantissimo, che è questo: la bellezza sta negli occhi di chi guarda. E in questo caso è esattamente la stessa cosa. Non esiste un giusto prezzo, perché il giusto prezzo sta nella mente di chi compra. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!